adesso ha imparato che facendo questo gioco con la gamba continua a girare. Ma come sono giocherellona? Ma il giorno mamma che cade quello sgabello è bel non giorno. Non gufare, Antonio Versano, non si gufa. Buonasera, buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle. Solo Filippo lo aspetta, comunque vabbè, andiamo avanti. Grazie Filippo, questo è per te. La settimana che va dal 23 al 29 maggio si caratterizza dall'arrivo, precisamente mercoledì, di Marte in Vercinge Torige, il che non solo influirà sull'umore condottiero dei nostri amici pet, ma farà spuntare loro delle simpatiche creste. Questo perché Vercinge Torige era un condottiero gallo. No, vabbè, fosse stato un condottiero gatto, sarebbero spuntati dei lunghi baffi. Era chiaro, un condottiero cane. Anche la coda. Vabbè, ed ecco quindi che scopriamo i pet più giocherelloni della settimana. Così. Vai. Perché non c'entra assolutamente nulla, però a noi piace fare le cose combinate e coordinate. Quindi, andiamo. Sì, allora, al terzo posto della classifica dei pet più giocherelloni troviamo gli amici del segno gufo. Amici del segno gufo, che meravigliose statuine, eh? Guarda come sono plastiche. Così. Scusa Martina, anche Salvatore dice, no, anch'io aspetto questo grazie momento. Grazie Salvatore. Vuole un bacio anche è per lui. Te. Voi sì che siete giocherelloni al punto giusto. Da questo reperto fotografico capiamo che il vostro gioco preferito è un grande classico che avete imparato dai vostri pet antenati, il gioco del 1-2-3 gufala, capito? Burla che anche tanti umani fanno da tempo immemore e che consiste nel delineare una linea immaginaria in cui si mettono gli umani o i pet o in questo caso i gufi, no? Uno dei partecipanti al gioco si pone molto lontano dagli altri e all'urlo di 1-2-3 gufalà i gufi partecipanti o, ripeto, gli umani devono indicare un povero malcapitato a cui accadrà qualcosa di assolutamente sfigato senza però farsi accorgere di tutto questo, quindi poi rimanere immobili così come statuine per poi ricominciare a gufare. Ma la cervicale è data, cioè fa parte del gioco? Lascia perdere, sì, quella okay. Perché più sei storto e più puoi gufare meglio. Certo. Vince chi riesce ad arrivare per primo alla meta sano e salvo, perché in effetti le cose strane accadono e come. Quindi non temete amici segno del gufo, questa settimana grazie all'arrivo di Sala Cadula in Magicabula riuscirete a vincere questo simpatico gioco tra amici senza rimetterci le penne, ma materializzandovi direttamente alla meta, superando tutti gli altri partecipanti al gioco che, stupiti di cotanta magia, vorranno imparare l'arte magica dell'antisfiga. Al secondo posto della classifica troviamo gli amici del segno rinoceronte. Anche voi, amici, siete alle prese con uno dei giochi più antichi del mondo, il travestimento. I primi ritrovamenti di questo gioco risalgono infatti all'età del Paleolitico e lo sappiamo grazie a delle pitture rupestri trovate nella caverna di Lajoux, sì, che raffigurano dei bellissimi rinoceronti correre e saltare agilmente mentre gli umani gettano in aria lance e vestiti di carnevale. Così, bellissime queste pitture rupestri. Questo però lo ammetto che l'ho scoperto guardando Passaggio a Nord, Sud, Ovest, Est. Ok, non l'ho letto nelle stelle. Questa volta, lanciata questa perla ai porci proprio, questa perla così, vi dico che amici del segno rinoceronte, questa settimana il vostro gioco di travestirvi in pavone riuscirà alla grande. Guarda qua che bello. Grazie alla complicità di Mercurio in Rita, anche i vostri amici aironi non vi riconosceranno, tanto siete bravi a travestirvi. Siete davvero dei grandi, grandissimi burloni, amici del segno del rinoceronte. Ma come si fa a resistervi quando, vestiti così da pavone, intonate viva la pa 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 con spugnoso? Ma perché lo fai? Viva, ma perché? La pa 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 che è un capo po 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 po. Ma un po' di dignità, no. Ma che bello, ma siete che davvero bello. Irresistibili, amici del signorino Ceronte, siete pronti per andare alla nuova edizione di Tale e Pet Show. Bellissimo. Al primo posto della classifica dei pet più giocherelloni troviamo gli amici del segno orso. Oh, amici del segno orso, per voi nessun 1-2-3 gufalà o nessun travestimento. Voi amate divertirvi con poco. Grazie all'arrivo di Venere in cicchetto riuscirete a vincere il famoso gioco musicale Gioca Orse, gioco antico anche questo ideato da Claudio Cicchetto. Sì, consiste... quando aveva bevuto troppo. Esatto, che consiste, certo, semplicemente nel mimare le azioni che la canzone canta in maniera sempre più veloce. Vince chi riesce ad arrivare alla fine della canzone
direzione senza sbagliare nessun movimento, anche a velocità quintuplicata. Qui siete alle prese con il comandamento ballare, chiaramente, certo. Però prima di questo avete mimato dormire. No, l'orso. Dormire. Poi salutare. Che è un po' la foca. È un po' una foca, vabbè. Starnuto. Camminare. Motore e così via fino a foca. Right, che fa tanti anni 80, no? All right, fa moltissimo. Arrivederci. Arrivederci Martina, alla prossima settimana. Grazie mille alla nostra astrologa preferita.